La sconfitta contro Monza era stata considerata un passo indietro o, se preferite, una battuta d'arresto dopo 8 partite, Coppa Italia compresa, nelle quali Vibo era riuscita a ottenere almeno un punto. La vittoria per 3-0 sul campo di Molfetta, in questo ormai tradizionale Boxing Day, consegna alla Tonno Calipo 3 punti importanti in classifica ed una nuova iniezione di fiducia per affrontare al meglio quella che sarà l'ultima partita del 2016. Ma chi pensa ad un match vinto facilmente sbaglia, perché i primi due parziali sono terminati ai vantaggi, mentre il terzo è finito 25-23. Grande equilibrio in campo dunque, con set giocati tutti punto a punto, eccezione fatta per il secondo, nel corso del quale la squadra calabrese ha permesso ai padroni di casa di riaprire un set praticamente chiuso e vinto poi ai vantaggi. I parziali 26-24, 28-26 e 25-23. Vibo è stata brava a giocare bene i punti importanti e ha avuto in Barreto Silva 20 punti e Mikhailovic 15 i grandi trascinatori. Ma la Superlega non si ferma e giovedì prossimo è in programma l'ultimo turno dell'anno con la formazione di Valdo Cantor che sfiderà al Pala Valencia Milano.